Gianluca Trumbino, un pareggio prezioso ottenuto tra l'altro sul campo di una diretta concorrente nella vostra corsa verso la promozione. Come giudica la prestazione dei suoi ragazzi? I miei ragazzi hanno giocato bene, hanno dimostrato, così come dall'inizio del campionato, di saper portare avanti un progetto tecnico. E lo stiamo portando avanti con onore, ci stiamo battendo e siamo venuti a prendere un punto qui che non è facile. L'avevamo preparata diversamente, eravamo venuti qui per portare via i tre punti. In tutti i casi ci accontentiamo di questo pareggio. Rafforzato il primo posto in classifica, in che modo la squadra dovrà affrontare queste ultime 5 giornate di campionato? Ma noi, così come già avevamo detto in settimana ai miei ragazzi, dobbiamo preparare le partite come se fossero delle finali. Non ci sono partite più facili o partite più difficili, sono tutte delle finali e quindi dovremmo cercare di portare più punti possibili da qui alla fine del campionato. Claudio Vindigni, una trasformazione davvero impeccabile sul calcio di rigore nei minuti conclusivi, una trasformazione, un calcio di rigore che tiene in corsa ancora l'Atletico Scicli per la promozione. È stata una partita lottata e sofferta come ce l'aspettavamo. Non era giusto nei confronti della squadra, prendendomi la responsabilità di sbagliare nei confronti dei ragazzi. Oggi magari ogni tanto ero un po' nervoso e richiamavo perché sono arrivati magari pochi palloni contro una squadra forte. Non potevo deluderli anche in questo, almeno abbiamo tenuto questo campionato aperto. Peccato alla fine, è stata fischiata la fine con la palla, ero da solo davanti alla porta, però ci sta. Anzi, l'abbiamo riacciuffata. Ora la pressione ce l'hanno addosso loro. Noi cerchiamo di fare del nostro. Abbiamo altre 5 finali. Speriamo di vincerla. A questo punto della stagione sarà importante per la squadra mantenere alta la concentrazione per restare sulla scia del Caramineo e provare un ultimo assalto al primo posto in classifica. Sì, certo, perché comunque loro hanno una forza fisica che contro le altre squadre porteranno i risultati a casa. Quindi noi dobbiamo sempre lottare, metterci della tecnica e stare sempre sul pezzo. Se non manteniamo la concentrazione diventa difficile. Comunque speriamo di avere un po' di fortuna nel finale. Magari già Vizzini gli fanno uno sgambetto a questa bella squadra, perché sono davvero una bella squadra. Peppe Betto, un pareggio che lascia sicuramente un po' di rammarico per le occasioni mancate, soprattutto nel primo tempo. Come è un pareggio che la soddisfa? Per come è venuto, sì, perché è chiaro che pareggiare nei minuti di recupero, comunque la partita ormai era persa. Per cui sì, se la vediamo da un punto di vista di come è arrivato il pari, mi soddisfa. Se analizziamo la partita nel suo complesso, chiaramente qualche recriminazione c'è per non aver concretizzato le numerose palle gol. Ho fatto due partite un po' diverse tra il primo e il secondo tempo, forse nel primo tempo siamo stati un po' troppo remissivi, però è chiaro che uno prepara la partita sui 95 minuti e onestamente se avessimo terminato il primo tempo in pareggio molto probabilmente l'avremmo vinta. È arrivato un gol su Mischia e va bene così, insomma. Poi Elia ci ha fatto questo regalo e come spesso, anzi come raramente accade, i portieri sulle ultime palle, gli ultimi minuti di gioco si spingono avanti sui corner e ha trovato questo rigore che ci ha tolto un po' le castagne dal fuoco. Elia Geni, nonostante la buona prestazione da parte della squadra, arriva un pareggio, un risultato che lascia un po' di amarezza. Sì, oggi con i 3 punti saremmo andati in testa, ma va bene così, di come stava andando il pareggio. Comunque è un buon risultato, sempre meglio della sconfitta. Un pareggio che tiene la squadra, insomma, a stretto contatto con la vetta del girone. Sì, è importante anche mantenere quantomeno il secondo posto che ti permette di giocare i playoff in casa ed è un buon vantaggio, altrimenti ce la giocheremo fino alla fine.
una partita un po' particolare, dal gusto un po' particolare per te. Domani sarà un importante giorno. Sì, anche se non è arrivato il risultato pieno, voglio dedicare questo buon pareggio alla mia compagna che domani mi regalerà una grande gioia.